laboratori nazionali del Sud dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Catania, capofila per l'Italia nel progetto europeo per la realizzazione di un laboratorio internazionale in fase di costruzione in Svezia. Ieri una delegazione del paese scandinavo, guidata da Jim Jeck, direttore generale del progetto internazionale, è stata in visita ai laboratori di Catania per consolidare i rapporti di collaborazione con i ricercatori catanesi. Ancora una volta l'attività che abbiamo svolto in questi anni nel campo della fisica degli acceleratori ci dà degli ottimi risultati. Siamo parte come INFN di questo grande progetto europeo che si chiama European Spallation Source, che realizzerà la più grande sorgente di neutroni per applicazioni in Europa, e grazie a quella che è l'attività che abbiamo svolto fino ad oggi, i laboratori nazionali del Sud all'interno dell'INFN guidano la collaborazione italiana, che è fatta non solo dall'INFN ma anche dal CNR e dal sincrotrone di Trieste. Prima volta in Sicilia, che idea si è fatto dei laboratori nazionali del Sud, che sono capofila per l'Italia, al centro di questo progetto europeo? Il progetto ISS mira a realizzare una delle infrastrutture di ricerca più grandi che si stanno costruendo oggi in Europa. Il contributo dei laboratori nazionali del Sud, dell'INFN, è molto importante per questo progetto. Riguarda infatti una parte essenziale dell'acceleratore lineare. E facciamo molto affidamento sull'esperienza dei laboratori nazionali del Sud per realizzare questo progetto. L'ISS è un progetto collaborativo e la sua realizzazione è possibile solo grazie al contributo dei laboratori che vi partecipano. Collaboriamo con i laboratori nazionali del Sud, dell'INFN, da molti anni ormai, e adesso stiamo entrando nella fase più importante, quella della costruzione vera e propria dell'ISS. Questa non sarebbe possibile senza i laboratori nazionali del Sud, e lo scopo della mia visita oggi è quello di rafforzare ancora di più questa collaborazione per il successo finale del progetto. La gente ci chiede spesso se siamo come il CERN, se facciamo le stesse cose. In effetti usiamo tecnologie simili, ma mentre il CERN ha come unico obiettivo quello di studiare l'origine dell'universo, all'ISS noi studiamo molti problemi che riguardano la vita di tutti i giorni, quali ad esempio i materiali di cui sono fatti i nostri cellulari, i nostri abiti, il nostro cibo, le nostre medicine. E all'ISS queste indagini le conduciamo mediante l'uso di neutroni. Il campo appunto della ricerca, un passo avanti per l'Italia, è quasi un paradosso che in Italia si pensa non si possa fare ricerca, quando poi ci sono delle eccellenze assolutamente internazionali che riescono ad affermarsi nell'ambito di questi progetti. I miracoli li continuiamo a fare in Italia, gli italiani ci distinguiamo per questa grande capacità di riuscire a tirare fuori sempre il meglio di noi stessi, nonostante le condizioni al contorno oggettivamente siano complicate. Però ancora una volta la tecnologia, ancora una volta la conoscenza, ancora una volta le imprese italiane che ci stanno accanto riescono ad essere capofila e riescono ad essere protagoniste in Europa. Quindi ancora una volta abbiamo ribadito un po' quel paradigma diverso, quel cambio di paradigma che a me piace riassumere con lo slogan isolani non isolati. La Sicilia, che in tante altre cose è un posto alla periferia del mondo, invece per quanto riguarda la ricerca pura e tra poco anche la ricerca applicata, è al centro del mondo. Per l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Catania si tratta di un prestigioso riconoscimento internazionale che lo vedrà impegnato nella nuova costruzione della sorgente di protoni e nella linea di trasporto del fascio di ioni verso il successivo elemento di accelerazione. Il progetto European Spallation Source rappresenta un investimento di quasi 2 miliardi di euro per i 17 paesi partner europei.